Andrea, una vittoria costruita tra la fine del secondo periodo e una grande prova nel terzo periodo, intendo una grande prova difensiva che ha spaccato in due la partita. Terzo periodo finisce 23-7, una San Miniato però coriacea, una San Miniato che non si arrende mai e l'ultimo quarto infatti l'hanno vinto loro 22-12. Sì, San Miniato l'abbiamo preparata bene perché sapevamo che tipo di squadra è, una squadra davvero, come hai detto te, che non molla mai, formata da ragazzi veramente dal grande orgoglio. La guida tecnica è una guida che vuole sempre giocatori con grande carattere, con grande qualità difensive, con qualità atletiche, e anche quest'anno hanno messo insieme una squadra molto molto competitiva, di un livello superiore a quello dell'anno scorso. Quindi l'anno scorso hanno sfiorato playoff e quest'anno è una squadra da playoff importanti da prima fascia, quindi è stata una vittoria importante che vale doppio. Su più 20 mi dispiace il fatto che forse c'è stato un attimo di rilassatezza giustificabile fino a un certo punto, si è incrociato con la loro voglia di reagire, di non prendere una brutta scoppola, e tutto sommato diciamo che l'abbiamo portata in porto in controllo, gestendo i falli, gestendo i giocatori un po' più in crisi dal punto di vista fisico. Quindi una vittoria che prendiamo con piacere, la portiamo a casa, e credo che sarà difficile per tanti battere questa San Miniato. Andrea, segnali positivi da alcuni giocatori, chiaramente nel complesso alla squadra per come ha reagito nei momenti più difficili all'inizio del primo quarto. Intendevo segnali positivi ad esempio da Iattoni, che finalmente si è sbloccato in attacco, poi ha avuto le solite risposte da bastone in difesa, fortunatamente Simone Berti è potuto scendere sul campo e ha dato il suo apporto. Diciamo che la squadra si sta costruendo e piano piano ogni partita giocatori anche nuovi che fino a questo momento non avevano garantito l'apporto che magari tu ti aspettavi hanno iniziato a giocare come sanno. Oggi nota negativa ma in realtà positiva allo stesso tempo, Sebastian Vico, che è stato limitato alla grande da San Miniato, non è riuscito a entrare in partita se non nel terzo periodo, e nonostante questo la squadra è andata avanti anche più 20. Bene, perché no, allora cercando di ritornare indietro di 3-4 minuti. Iattoni. Allora, io ho grande fiducia in tutti questi ragazzi che abbiamo portato a Firenze. Gli alti e bassi sono fisiologici, gli inserimenti sono fisiologici. C'è chi ci vuole un po' più tempo, chi ci vuole magari meno rispetto alle sue qualità tecniche, ma la fiducia è sempre grande, tanto è vero che Ricky l'ho messo in quintetto perché avevo visto bene l'allenamento, sapevo che poteva far bene contro una squadra come San Miniato. Sebastian è sempre il pericolo pubblico numero uno per le difese, quindi è sempre super marcato, non è facile per lui. Poi è stato un po' penalizzato dai falli precoci, quindi non è entrato tanto in partita per questo. Però anche oggi ha fatto vedere anche alla squadra che è anche un giocatore importante di grande qualità offensive come lui, in difesa non molla un attimo, è un grande esempio per tutti. Quindi devo dire che la vittoria di oggi era importante per confermare la grande vittoria con Omegna. Abbiamo fatto la doppietta, abbiamo vinto 3 di fila in casa con Domodossola, e quindi diciamo che l'abbrivo della stagione è stato più che positivo. Adesso dobbiamo concentrarci bene su queste 2 trasferte di Oleggio, molto molto complicata perché la squadra, diciamo, più è stata una sorpresa fino adesso, e poi Siena che si è svegliata, ha battuto Pavia, quindi 2 trasferte molto molto difficili che vogliamo preparare al meglio. Classifica corta, Oleggio oggi ha perso, un campionato livellato e ancora più affascinante. Sì, noi la classifica la guardiamo fino a un certo punto, diciamo che vogliamo costruire la squadra, vogliamo crescere, vogliamo capire fino a dove sono i nostri limiti per poi magari inserire in futuro qualche arma in più,
e cercare di far divertire la gente e divertirci noi in questa annata che deve essere un'annata di grande crescita.